Qualcosa nell'arte, come nella natura, del resto, che ci rassicura, e qualcosa che invece ci tormenta, ci turba. Ci rassicura un prato verde pieno di fiori, un cielo azzurro senza nuvole, ci turba l'immobilità di un lago, la violenza di una tempesta. Ci placa la bellezza di una statua greca, di Fidia o la Venere di Milo. Ci sgomenta il monaco di Friedrich solo dinanzi all'immensità del mare. Due sentimenti eterni in perenne lotta: la ricerca dell'ordine e il fascino del caos. Dentro questa lotta abita l'uomo. E ci siamo noi, tutti. Ordine e disordine.